Al via Palazzo dei Congressi dell'Euro l'ottava edizione del Summit, Forum Internazionale della Salute. Ad aprire i lavori il convegno I piani di rientro, opportunità e prospettive, che mira da subito a fare il punto sui piani di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario attivato da 10 regioni italiane per rientrare dal deficit sanitario. Il convegno d'apertura del Summit parte forte, parliamo subito dei piani di rientro delle regioni. In cosa consistono, quali sono i punti di forza, i risultati positivi raggiunti ma anche le carenze? Consistono nella una serie di interventi in base ai quali le regioni che hanno deviato sia sul piano del contenimento dei costi che su quello della qualità dell'assistenza garantita devono rientrare in situazioni di normalità. Sono piani poliennali, quindi c'è stata una prima fase di correzione forte delle maggiori devianze, adesso incomincia a esserci la fase costruttiva delle nuove realtà positive, soprattutto territoriali, che queste regioni devono implementare. Il convegno mira a fare il punto sui risultati raggiunti dai piani di rientro, soprattutto nell'ambito del miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari nella rete ospedaliera e territoriale, del controllo della spesa farmaceutica e nella gestione dei beni e servizi. Quali risultati avete rilevato nell'opera di affiancamento alle regioni, nell'attuazione dei loro piani di rientro? Beh, questa è un'affermazione. Le regioni sono tante che affianchiamo, diciamo in alcune regioni abbiamo fatto molto più lavoro di affiancamento, proprio anche supportando nella stesura dei documenti, quindi diciamo sono documenti in qualche modo in cui il nostro contributo è molto alto, posso citare la Calabria, il Piemonte, l'Abruzzo per esempio, dove tutta la riforma della rete dell'emergenza, la rete ospedaliera e anche in parte la rete territoriale sono stati condivisi certamente con la regione, ma dove noi abbiamo dato un contributo molto importante anche proprio sui livelli di programmazione e anche di dimensionamento delle strutture. Dunque, il controllo della spesa farmaceutica è uno dei punti più delicati dei piani di rientro delle regioni. Qual è stata l'opera dell'AIFA nell'affiancare le regioni in questo settore? Ma sostanzialmente è una valutazione di quelli lì che sono gli effetti economici dei provvedimenti stipulati dalle regioni. L'AIFA su questo versante ha verificato in primo luogo che questi provvedimenti non comportassero una contrazione evidentemente dei livelli di assistenza, che quindi non andassero a danno in qualche modo dell'assistenza farmaceutica nella regione soggetta a piano di rientro, e a fronte del quale ha anche valutato poi dopo qual era l'effettiva congruità, cioè impatto economico di questi provvedimenti. Occasione di confronto e di informazione per gli operatori del settore e gli enti coinvolti, anche per giungere a delle soluzioni concrete. In particolare, quali sono le emergenze più rilevanti da sanare? C'è uno squilibrio tra servizi ospedalieri e servizi territoriali, in qualche regione c'era un eccesso di spesa farmaceutica che andava controllato, anche il fattore personale degli ospedali e degli ambulatori non era gestito bene, le regioni si stanno concentrando per migliorare questo aspetto. Qual è stato il riscontro che avete rilevato da parte delle regioni? Nelle regioni in cui queste azioni diciamo, sono state condivise dal livello politico e dove sono stati poi assunti i provvedimenti deliberativi, si è sicuramente avuto un forte miglioramento del disavanzo e sul versante della qualità i tempi sono più lunghi, quindi per vedere una differenza sul bilancio si può vedere tempi brevi, una differenza sulla qualità dell'offerta si deve misurare sul livello di anni. Quali sono le soluzioni che avete proposto? Ma diciamo che le soluzioni sono delle soluzioni che sono differenziate a secondo che si tratti della spesa territoriale, quindi quella che in qualche modo riguarda i farmaci che vengono acquistati direttamente dal cittadino presso le farmacie aperte al pubblico e l'assistenza ospedaliera.